siamo qui per così, per festeggiare per un libro. La nascita di un libro è sempre importante, per me anche quella di una ricetta, che sia chiaro, è importante. E qui le due cose si sposano, perché in un certo senso un libro con tante anche, più che ricette, racconta un poco così, un po' una cronistoria con tante belle immagini della vita del pagliaccio. Ecco, il pagliaccio è questo signore che si è autodefinito, non solo, che non è affatto un pagliaccio, che sia chiaro. Però volevo anche ringraziare, a parte il vero protagonista, quindi, che è Anthony Genovese, la presenza di Giancarlo Perbellini, altro collega di Anthony, è veramente una persona che ambedue stimiamo da tanti anni, conosciamo, ed è qui a Verona, è di casa, perché è lo chef, i ristoranti di riferimento dentro e fuori città. Quindi grazie Giancarlo che sei venuto, e chiediamo, prima di passare la parola a Anthony, perché sei qui? Ecco, perché qui... Ma perché c'è un'amicizia da tanti anni, nella mia vita ho avuto lo stesso maestro suo, per cui c'è qualcosa che ci lega. Poi magari ci vediamo anche poco, però quando capito a Roma o abbiamo un sacco di amici in comune, per cui c'è sempre un filo conduttore tra di noi. Qualcosa vi unisce da un punto di vista più di stile, di cosa, oppure penso che siano proprio due, per quello che mi riguarda invece, due mondi un po' più lontani, però uniti dallo stesso forse ideale di qualità, no? di così creare comunque un menù piacevole per i clienti, e quindi certe regole del bon ton. Abbiamo in comune una grande cosa, cioè la passione per la cucina. Poi gli stili di cucina sono completamente diversi, ma deve essere così, credo. Però la passione ci accomuna molto. E l'umiltà, se mi permetto, perché anche Giancarlo, conoscendolo, è una persona molto molto umile. Nonostante tutti i premi, i traguardi che ha fatto. Però parliamo un attimo di te, perché se no parliamo di me. Io mi presento da lato brevemente, Luigi Cremona, giornalista enogastronomico, che da 30 anni seguo, un po' anche di più, seguo la ristorazione. Ecco, Anthony, siamo qua, è un traguardo, no? 10 anni di pagliaccio, che non sono 10 anni di carriera, la carriera è molto più lunga, però ecco, 10 anni di pagliaccio, un libro. Ecco, perché questo libro è fatto in questo modo? Beh, più che un libro è un racconto. Cosa abbiamo vissuto questi 10 anni? Non ci sono ricerche, ci sono delle foto, ci sono delle testimonianze di chi ha lavorato con noi, chi ci sta vicino. Volevamo soltanto festeggiare questi 10 anni in un modo sobrio, elegante, senza fronzole, soltanto come siamo noi nella vita, insomma. Ecco, com'è lo stile di Anthony? Perché ricordo, il pagliaccio è uno stile estremamente, secondo me, elegante, è tornato un po' all'essenzialità di tanti piatti, di tante ricette. Hai sfrondato molto dai primi anni che ti conoscevo, e veramente è una cucina molto interessante e, diciamo, intrigante. Vogliamo dire un po' come la definiresti, il tuo stile? È uno stile tutto mio, giustamente, è uno stile in confronto a Giancarlo, sicuramente, essendo nato in Francia di famiglia italiana, avendo vissuto in Italia, in Inghilterra e soprattutto in Asia, è un bagaglio culinario magari diverso, forse al primo impatto è una cucina che sembra più elaborato, strutturato, però i sapori sono quelli che conosciamo in Italia, con delle sfumature ovviamente asiatiche, non le posso nascondere. Come mai l'Asia? Purtroppo non c'è la colpevole, la signora Niffeold, che mi ha mandato lì, che mi ha spedito, e che è stato un colpo di fulmine, un virus che ho adesso, anche se più ragionevole ovviamente, meno marcate dall'inizio di 10 anni fa. Però ed è vero che l'influenza c'è, perché la sento mio, sento l'uso delle spezie, l'uso di queste materie anche nelle cotture, nelle presentazioni, la sento veramente una cosa che mi appartiene, insomma. Per esempio Giancarlo invece ha avuto, io credo, una forte esperienza, no, francese, no? Cioè, in un certo punto della tua all'inizio hai schermato molto, ma l'Asia ti ha mai attratto? Molto meno, ma l'ho frequentata molto meno anche di lui. Lui ci ha vissuto, io ci sono stato qualche volta, ma mi ha preso molto meno. È vero che mi ha preso molto la Francia, poi pian piano poi ho pulito. Bene, bene. Siete tutti e due poi tornati fondamentalmente coi piedi dentro l'Italia, ma soprattutto, io poi lo dirò anche dopo, secondo me invece Anthony ha trovato veramente un grandissimo equilibrio tra quello che è
diciamo pure le radici, se vuoi, italiane, a parte che lui c'era un po' pure francese, no? Se si può, però diciamo occidentali con quelle orientali. Quindi è questo che è raro trovare, perché in genere quando molti chef guardano verso l'est fanno molti pastrocchi, no? Un po' di pasticci, quindi è una fusion che con facile battuta è più confusione, no? Invece Anthony è stato bravissimo, secondo me, a trovare questo equilibrio notevolissimo. Grazie, ti ringrazio. Beh, vi ho ascoltato le critiche, ed è vero che magari all'inizio hai tendenza a voler esagerare per dimostrare a tutti i costi che esisti, vuoi colpire più che altro la stampa, almeno quando ero giovane questo era il mio obiettivo, e ho capito che la cosa importante è cucinare per sé e far piacere ai suoi clienti, questo è primordiale. Allora, beh, io una piccola cosa, devi parlare un po' della pasticceria, che è una parte importante del tuo ristorante. Non so del pagliaccio, perché vedi, volevo dire c'è anche Mario che fa la pasticceria, e che è molto importante, pane e pasticceria, non scordiamo neanche il pane, e parla per Bellini, che nella pasticceria, ricordiamolo, non c'è bisogno di dirlo, ci è nato. E quindi io direi di ringraziare, e così salutiamo coloro che vedranno questo piccolo riassunto di questo video, e complimenti ancora a questo bellissimo libro che voi dovete solo vedere. Grazie. Grazie mille.